Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata ragioneremo di un tema un po' prepping: anfibi militari contro scarpe antinfortunistiche. Quale scegliere? Allora, in questo breve podcast riveleremo il segreto di Pulcinella, che gli anfibi militari solitamente costano un botto e è possibile avere le stesse caratteristiche tecniche degli anfibi militari risparmiando da un terzo fino al 50% comprando delle scarpe antinfortunistiche. Quello che conta infatti delle scarpe è i livelli di protezione S1 o S2 o S3, di cui andremo a parlare proprio rapidamente. La normativa che ENI di qualità in relazione alla qualità delle scarpe stabilisce il livello S1, livello S2 e livello S3, con una serie di elementi caratteristici che devono essere obbligatori. Allora, per quanto riguarda la normativa S1, ossia scarpe antinfortunistiche con protezione S1 oppure anfibi con protezione S1, devono praticamente garantire la antistaticità e l'assorbimento dell'energia nel tallone. Inoltre devono avere la resistenza della suola agli idrocarburi e devono essere antiscivolo. Questi sono i requisiti obbligatori che le scarpe devono andare praticamente a soddisfare nel livello di sicurezza S1. Quello superiore, intermedio, la S2, deve garantire la antistaticità, l'assorbimento dell'energia del tallone, l'impermeabilità della tomaia e poi ovviamente sempre la resistenza della suola agli idrocarburi e caratteristiche di antiscivolo della suola. Infine abbiamo il livello di protezione S3, che è quello superiore. Abbiamo sempre la antistaticità, l'assorbimento dell'energia nel tallone, l'impermeabilità della tomaia e l'inserto antiperforazione, sia un pezzo della tomaia quanto praticamente della suola. Poi abbiamo ovviamente la resistenza della suola agli idrocarburi e caratteristiche antiscivolo della suola. Per quanto riguarda gli altri elementi relativi all'isolamento dal freddo, isolamento dal calore, isolamento dal calore del contatto, isolante elettricamente e la resistenza al taglio della tomaia, queste sono caratteristiche che sono facoltative e non è detto che ovviamente possano essere presenti. Quindi quello che a voi buoni soldoni vi interessa quando andate a scegliervi praticamente un paio di anfibi militari, guardate il livello di protezione. Solitamente sono tutti S3, raramente sono S2, quasi mai sono S1. Una volta che vi siete trovati il livello di anfibi che vi piacciono a voi, guardate il prezzo con il livello di protezione S3, andate a sbirciare che cosa offre il mercato delle scarpe antinfortunistiche con livello S3 e scoprirete che potrete comprare degli scarponcelli o anche quasi degli anfibi bruttissimi, monocolore, però estremamente efficaci come un carro armato, tanto quanto gli anfibi, che vi potranno permettere di avere una totale protezione equivalente, se non addirittura superiore in certi casi, agli anfibi, risparmiando dal 50% del prezzo di acquisto sino al 30% del prezzo di acquisto. E quindi io vi consiglio di andare a sbirciare sui negozi digitali o anche negozi specializzati per la vendita di prodotti di lavoro e antinfortunistici e trovare quelle scarpe che vi possono far comodo da mettere in un bag out bag
da mettere in macchina, oppure ancora meglio da tenere in casa in caso di rapida uscita, quindi l'emergency escape kit. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.